Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube Dolci e non solo video ricette. Oggi insieme realizzeremo questo piatto: tortelloni ripieni di zucca con speck, crema di parmigiano e noci. Andiamo subito a prepararlo. Filo d'olio in padella, andiamo a mettere l'aglio, io lo faccio imbiondire e poi lo butto via. Mettiamo la nostra zucca e facciamo cucinare per bene. Prepariamo l'impasto per la pasta, non sarà un impasto all'uovo, soltanto farina rimacinata e acqua. Io faccio per due persone 200 g di farina, un bicchiere di acqua. Procediamo in questo modo, l'impasto verrà un po' più morbido e sarà forse più delicato da lavorare rispetto all'impasto all'uovo, ma a me piace così. Quindi ragazzi, se ancora non vi siete iscritti al canale fatelo, attivate anche la campanellina. Adesso noi andiamo a stendere per bene la pasta e poi faremo dei quadratini. Lasciate anche un like se questo video vi sta piacendo o se vi piacerà. Nel frattempo la nostra zucca è fredda, la schiacciamo con una forchetta, aggiungo del parmigiano e della noce moscata. E con l'aiuto di due cucchiaini andiamo a posizionare la nostra zucca all'interno dei nostri quadratini. Io adesso chiedo scusa ma l'inquadratura è venuta un po' a cavolo, non si vede bene ma non mi ero accorto. Io chiudo a triangolo l'impasto, poi piego le due estremità e li chiudo. Ecco, come vi dicevo, cioè potete vedere, l'impasto è molto morbido, magari l'impasto all'uovo si presenta un po' più duro. Questi sono i nostri tortelloni. Vado a preparare il condimento con speck, un filo d'olio, verso un po' di vino bianco e il condimento che è rimasto del ripieno dei tortellini, e poi vado a mettere la crema di parmigiano. Io la realizzo in questo modo: latte, burro, farina 00 e parmigiano ad occhio. Ragazzi, non chiedetemi le grammature, queste cose si fanno a sentimento. Ecco, vado a mettere i tortelloni cotti e vado ad aggiungere altra crema di parmigiano allungata con un mestolo di acqua di cottura. Ed ecco qua ragazzi, il pranzo è pronto, i nostri tortelloni sono uno spettacolo. Fateli, pubblicateli anche su Instagram, taggatemi su Instagram Gianfranco_Manuguerra e io riposterò le vostre foto. Ciao ragazzi, alla prossima!